Per farci santi dobbiamo rinunciare ad ogni consolazione, a qualunque consolazione. Fin tanto, dice Léon Bloy, che non viene compiuto questo sacrificio, cioè di rinunciare a qualunque consolazione, la speranza della santità è puramente un sogno o una presa in giro. Beh, quello che sta dicendo è forte, anche personalmente mi crea inquietudine, però è vero. Voi pensate a Padre Pio, no? Padre Pio ha accolto e vissuto il dolore, ha dato un senso a quel dolore, proprio immergendosi nella vita e nella passione di Cristo, accogliendo la missione che Cristo gli aveva affidato per salvare, non dando se stesso, ma per salvare gli altri, per salvare l'umanità. E lui spesso nelle lettere emerge questa sua rinuncia alla consolazione. Alcune volte si sente addirittura abbandonato senza consolazione da Dio stesso. Altre volte nelle lettere dice che riceve consolazione, per esempio, dalla Madonna, dai santi, che riceve consolazione da Francesco d'Assisi. E allora che cosa vuol dire rinunciare a qualunque consolazione? È umano cercare consolazione quando una persona soffre. Qui però ci è detto che noi dobbiamo avere uno spirito a rinunciare alla consolazione per offrirla, ma se mi viene data, io mica la posso rifiutare. E questa libertà totale, questa accoglienza totale di accogliere il dolore e di scendere nelle mie fragilità, di scendere nelle mie miserie e affidarle a Dio, purificarle nel fuoco dell'amore di Dio e quindi anche nel fuoco della sofferenza, è questa predisposizione interiore che mi porta a compiere il cammino di santità. Un cammino appunto di spogliazione, perché come ci è stato detto anche durante la novena per la festa, in preparazione alla festa liturgica di Padre Pio, e ci è stato detto dal postulatore generale dei frati minori cappuccini, Fra Carlo Calloni, il quale durante una sua omelia ha detto che la santità è una resa, cioè è un ritornare, un ridare a Dio ciò che Dio ci ha donato. E quindi io, per ridare a Dio ciò che Lui mi ha donato, mi devo spogliare di tutto, anche della necessità della consolazione, tanto per commentare quello che ci ha detto Léon Bloy. Quindi non entriamo in paradiso, dice Léon Bloy, domani o dopodomani o fra 10 anni. Ma sapete quando entriamo in paradiso? Vi entriamo oggi. Non domani o dopodomani, ma oggi, quando siamo poveri e crocifissi. Cioè il nostro paradiso inizia già qui, oggi, quando sono capace di accogliere il dolore, quando sono capace di dare speranza, quando sono capace di donare amore, quando sono capace di donare carità, quando sono capace non io di essere consolato, ma quando sono capace io di consolare. Perché come diceva Francesco d'Assisi, ciò che mi rende veramente felice è donare più che ricevere. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore.